Io ho l'impressione che lei, se parla lei, succede un casino. Sì, Luca è così, punto. C'è poco da discutere. La profezia minacciosa sul centro-sinistra, lasciata trapelare da Luigi Lusi in un'intervista rubata, sembra cominciare ad avverarsi e a partire proprio dall'ex amico di sempre, Francesco Rutelli. Lo racconta all'Espresso con tanto di estremi bancari. La somma è 866.000 euro, un fiume di soldi che dal mare di 200 milioni pubblici spettanti alla Fu Margherita si è diramato verso la nuova fondazione di Rutelli nel momento in cui Rutelli se ne andò dal PD per fondare l'API. Appena scoppiato lo scandalo Lusi, Rutelli prese celermente le distanze. Quando ho fondato API, ho tagliato la mia carta di credito di presidente della Margherita, ha detto. Il mio reddito è trasparente, 56.000 euro. Infatti, i soldi, secondo i dati dell'Espresso, sono defluiti in una fondazione, il Centro per il Futuro Sostenibile, CFS, fondazione di cui Rutelli è presidente. I primi bonifici risalgono proprio all'inizio dell'avventura politica dell'API, dopo lo strappo con un PD ritenuto troppo orientato a sinistra. Versamenti sempre inferiori a 150.000 euro, è un dato rilevante. Secondo lo statuto della Margherita, il tesoriere può disporre da solo bonifici entro quella cifra. Oltre serve anche la firma del presidente del comitato di tesoreria. La replica di Rutelli arriva istanti dopo le anticipazioni. Falsità inqualificabile ed è un attacco frontale anzitutto a Lusi. Da lui provengono le informazioni, quelle vere e quelle false, dice il comunicato. E aggiunge che sono parte della sua azione di inquinamento del procedimento penale in corso. Ce n'è poi anche per l'Espresso, che ascoltando Lusi si sarebbe fatto strumento, dice, di questo inquinamento. Ma l'Espresso conferma tutto.